Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo Presidente Jackson dell'amico Lamberto in provincia di Treviso. Mi manda a corredo questo microfono preamplificato, mi scrive una letterina dicendo che vorrebbe che controllassi l'allineamento, poi un controllo e miglioria sulla modulazione e la possibilità di avere una potenza regolabile in modo tale che possa collegare un amplificatore nella macchina. Radio collegata, facciamo qualche prova. Modalità M, canali cittadini. Fine corso perfettamente al centro. Portante è spostato. La frequenza è spostata. Ola, 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 ola. Modulazione abbastanza buona. Ola. La punta di 20 watt, quindi i watt sicuramente sono stati ritoccati. Vabbè che devo fare le power variabile, si è deciso di fare un piccolo potenziometro qua nel posteriore in modo tale che le funzioni originali del frontale rimangano appunto tali nella sua originalità. Premetto che comunque con il microfono preamplificato, anche se lo metto al massimo, ola 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 ola, bene o male la modulazione è limitata dalla radio, per cui non cambia molto. Quindi migliorerò le prestazioni in modulazione, farò l'allineamento e farò il power variabile. Dimenticavo nell'appunto di fare la prova in SSB, quindi in modalità USB, sempre fine corso perfettamente al centro. Accendiamo l'HF, medesima frequenza, uniformo Sierra Bravo. Alziamo un po' il volume, attenuiamo la radio, alziamo anche qua il volume. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ola, ola. Quindi esce veramente spostato, vediamo come riceve. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. È spostato, come anche la Lima Sierra Bravo. Lima Sierra Bravo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ola, ola, ola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ola. Quindi procedo nel migliorare questa bellissima radio. E si presenta molto bene, non sembra essere mai stata manomessa. Circuito originale, lato pista è perfetto, tutto ok, quindi mi attivo subito nei vari lavori. Ho fatto la modifica delle power variabile con un potenziometro qua sul retro e quindi anche l'allineamento, e a breve facciamo la prova finale. Radio completata, ovviamente ho migliorato anche la modulazione in AM, quindi i lavori li avete visti. Mi accorgo semplicemente che questo microfono è molto rumoroso a livello di schermatura, tant'è che sto facendo una prova appunto a paragone di questa tipologia con un classico dinamico. E ola ola ola, sentite, ola 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 ola. E premetto che il Mickey Gain è così, ma anche a chiuderlo giustamente si sparisce, però poi non c'è modulazione. Ola 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 ola. Ola, ola, ola. Il modulato adesso, grazie alla modifica sulla radio, va molto bene, però faccio il paragone con questo qui, il confronto più che altro, e vedete che questo è tutto bello, limpido, pulito, senza nessun rumore di fondo, e la modulazione supersonica, ola, a mio parere è molto molto meglio del preamplificato. Ola 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 ola. Quindi consiglio al cliente di utilizzare un microfono dinamico normale. Ovviamente avevo pensato di mettere la batteria, ma anche con la batteria nuova fa la stessa cosa. Allora faccio una prova in questo caso in AM, power al minimo.
e abbiamo una partenza di 5 watt. Cambiamo scala, aumentiamo la potenza dal potenziometro posteriore e abbiamo la qualcosa come 20 watt modulati. La modulazione è sempre eccellente, perfetto. E accendiamo l'HF, facciamo la prova NSSB in modalità uniformo Sierra Bravo, spegniamo l'ACB, uniformo Sierra Bravo, fine corso perfettamente al centro. Allora, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, ola, ola, ola. Ovviamente, lo dico sempre, le radio sono, quella è già attenuata, questa la sto attenuando adesso, sono già attenuate, ecco. Ola, 1, 2, 3 prova, ola. Vediamo come riceve. Ola, 1, 2, 3 prova, ola, perfetto, 1, 2, 3, ola. Ripeto, uniformo Sierra Bravo, Lima Sierra Bravo, medesima prova. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, ola, ola, la potenza è picchi di 20, 21, 22 watt, ola, ola. Vediamo come riceve. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, Lima Sierra Bravo, ola, ola, ola. Ovviamente aggiungo che queste categorie di radio, come tante che non sto qua a nominare, hanno bisogno di riscaldare in modo tale che vadano in stabilità di frequenza, per cui come si accende può essere che magari sta leggermente fuori, ma dopo un quarto d'ora, 20 minuti di utilizzo, subito va in stabilità, quindi la taratura, o meglio l'allineamento, va fatto sempre a radio calda. Questo è il tutto, e quindi Rino Scorpione vi abbraccia e saluta per l'amico Lamberto 73 a tutti.